Il libro che ho scritto insieme a Fernanda Faini è un libro che abbiamo ideato per che rispondesse a delle esigenze che ci sono state manifestate negli anni del corso, durante l'esperienza del corso di insegnamento. Abbiamo iniziato ormai una decina di anni fa a tenere il corso di informatica giuridica all'Università degli Studi di Firenze con una quindicina di studenti. L'anno scorso gli studenti erano quasi 200 e non erano studenti solo della facoltà di giurisprudenza, ma venivano anche da economia e commercio, da scienze politiche, da informatica, da ingegneria. L'esigenza è forte perché è forte il bisogno per i più giovani di misurarsi con il grande problema delle nuove tecnologie e il diritto è una materia vivente che deve parlare alla società di oggi. Questo credo che sia veramente importante e credo sia un'occasione di riflessione non soltanto per i più giovani ma anche per chi fa del diritto la propria professione e anche per i nostri colleghi, diciamo così, più anziani che non sempre sono così attenti a questi temi. Del resto, insomma, diceva Rodosà che il bisogno di diritti è bisogno di diritto e quindi è evidente che il diritto deve occuparsi, si sta occupando e sempre più si occuperà di bilanciamenti tra diritti contrapposti che la rete fa chiaramente emergere, perché la rete è capace anche di mutare un po' le identità soggettive, quindi si parla di pubblica amministrazione digitale, di cittadino digitale, abbiamo diritti contrapposti, il diritto ad essere non conosciuti correttamente o a non essere più conosciuti contro il diritto della collettività a conoscere, il diritto a conoscere stesso e dall'altra parte il diritto d'autore, che naturalmente richiama invece una prospettiva di proprietà, o ancora il diritto al riutilizzo, alla condivisione del dato, ma anche la protezione dei dati personali. E quindi all'interno del volume trattiamo un po' quelle che ci sono sembrate le tematiche più emergenti di questo rapporto complesso tra diritto e tecnologia, che naturalmente deve essere affrontato per costruire non solo la società presente, ma direi anche la società democratica del futuro.